Salve a tutti ragazzi, bentornati nuovo nel mio canale, qui è Pepci Games. Oggi siamo con Raid, gioco completo ragazzi. Oggi come vedete ho preso la mia prima moto, che è la Ducati Monster. E credetemi ragazzi, sta Ducati Monster è, come posso dire, da un nervoso sta moto che voi non vi immaginate, è di una lentezza soprannaturale. Comunque ragazzi, siamo arrivati a 10.000 crediti, quindi adesso facciamo questa gara per giudicarci la terza o la seconda posizione, almeno speriamo, perché questa moto, nonostante che è tutta modificata, ma è lentissima. E intanto andiamo con l'assetto della moto, già ce l'ho memorizzata. Ok, si parte. Io l'assetto delle marce l'ho lasciate così, perché l'ho provate tutte ragazzi, e questa è l'unica che riesce a stare in testa ai loro corridori. E questa moto c'ha 87 cavalli, mi pare 65 giri al minuto di coppia. E iniziamo, sì ragazzi, iniziamo. Voglio un po' di soldi perché voglio prendermi una nuova moto, perché ho sbagliato a prendermi questa Ducati, perché pensavo che mi dava quello spunto di ripresa da poter divertirmi, invece... Sentite che lentezza ragazzi. E ora vediamo. Ecco, già ho cominciato a sbagliare la curva. Non mi fare cascare tu, eh. Dai. No, non fare cazzate. Poi vi ricordo ragazzi che si sta avvicinando GTA ragazzi, GTA sul PC si sta avvicinando, mancano pochi giorni. Mancano. Io perlomeno non vedo l'ora di vedere che grafica sarà sul PC. Non vedo l'ora. Poi non vedo l'ora di provare i deathmatch con... io giocherò ragazzi, quando farò le gare userò il joystick, quando farò deathmatch farò con la tastiera e mouse. Voglio vedere com'è, perché voglio fare in mira manuale, quindi... E quindi non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora. Vi prometto che vi porterò tanti di quei video su GTA che mi dovrete dire: basta Peppe, basta con sti GTA, vogliamo altri giochi. Vediamo che parliamo, qui ci stanno cercando di superarci. Dai moto, dai Ducati Monster! Comunque ragazzi, come prima vi ho parlato sull'altro episodio primo video di Raid, che è quella della demo dove presento un po' il gioco nel menu, e vi ho raccontato della mia moto che avevo. Ecco, in pratica è uguale a questa, come vi ho detto in quell'altro video, che assomiglia a una Ducati Monster. E anche per questo io ho preso questa moto, perché assomiglia alla mia moto. Peccato che sul colore c'è solo nero, rosso e bianco. Peccato, perché volevo colorarla io la moto. Io spero che alla fine, cari costruttori, di aggiungere anche i colori a cui piacciono a noi, non solo quelli di fabbrica.
perché ci piace sperimentare nuove cose sulla moto. Siamo terzi, ragazzi, siamo al secondo giro. Abbiamo accorciato i tempi con la seconda posizione, mo qui l'ho presa un po' troppo larga. Troppo larga. Qui cerchiamo di prendere l'arbene, sì, arbene, cerchiamo di prendere l'arbene, non so che lingua è, ma ditemelo voi che lingua è, non lo so manco io, non so manco io quello che quando parlo. Dai, dai! Dai, 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 che ce la facciamo, dai, non fare cazzate. No, non mi superi, no. Qui la gente, ragazzi, qui i corridori, porca puttana, mi sorpassano come niente fosse, come missili mi sorpassano. Ma nelle curve non c'hanno speranza, non c'hanno speranza nelle curve. Qui è C-Games che corre, è C-Games. Dai, dai, Madonna, sta moto. Dai, dai, che è l'ultimo giro. Fa niente se prendiamo la terza posizione. Tanto ci servono quei pochi soldi per cambiare moto e poi iniziamo ad andare al massimo. Anche se ci sto andando anche adesso al massimo. Però questa moto qui non me lo permette. Perché, ragazzi, ci sono altre due moto della stessa cilindrata che però hanno maggiori cavalli rispetto a questa. Questa è tutta modificata a 87 cavalli. E quella che vorrei prendere ne ha già 110 originali. Quindi figurate se la modifichiamo la moto, ragazzi. Che mostro sarà. Vediamo. Comunque, ragazzi, poi per questi qua delle frecce che ti aiutano. Ora, perché, ragazzi, ho questa moto, la pista non la conosco bene, quindi ho voluto mettere queste frecce solo alle curve. Ma vi prometto che in futuro, nei prossimi video, le leverò queste frecce. Ah no, non mi sorpassare proprio all'ultimo giro. No, 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 levati, levati. Oh, terzo, finalmente, ragazzi, finalmente. Voi ragazzi non vi immaginate quante volte ci ho provato con questa Ducati. Volevo portarveli prima i video, ma porca puttana, ogni curva che facevo la moto si sbalzava come un grillo sbalzava. Cadevo sempre, ragazzi, sempre a cadere stavo. Comunque abbiamo questi 1500, ci servono altri ragazzi, altri soldi ci servono. Altri soldi vogliamo. Stronzi, stronzi, prima mi hai dato 3000, ora me ne date soltanto 1500. Brutta casa, brutta casa, brutta casa. Brutta casa. Che dire, ragazzi? Ah, ecco che dire, ragazzi. Proprio all'uscita di GTA vi volevo anche dire che il mio canale fa un anno preciso. Il mio canale è iniziato con GTA e rinizia di nuovo con GTA sul PC. Quindi, ragazzi, quindi ragazzi, appena mi arriverà, guarda, io lo sto prendendo tramite Amazon, ragazzi. Quindi, come io ho saputo tramite internet, ho saputo che Amazon, GameStop, Multiplier, eccetera. Vogliamo fare un'altra gara? Ragazzi. Ma sì, dai. Facciamoci. No, 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 ragazzi, ragazzi, aspetta, aspettate, aspettate. Comunque, sì, ok, la facciamo. Però ordina un'andramata. Acquista una nuova moto. Perfetto. Allora, come vedete, ragazzi, vedete? Originale.
80 cavalli questa Mustang, e quindi modificata ne ha 87. Io quello che devo prendere è questa, ragazzi, la brutale 675 dell'MV Agusta. Perché le altre moto a 106, 106 e 74. Questa è bella della Yamaha, ma non mi sa che è come la Ducati, che ha pure due cilindri, questa ne ha tre. Comunque questa, ragazzi, prendo. E iniziamo a correre con questa. Ah, mi fanno scegliere il colore. Ragazzi, prima l'ho presa rossa, ma la prendiamo bianca. Sì, dai, la prendiamo bianca. Vuoi impostare la moto che hai appena acquistato come vendita? Sì. Perfetto, ragazzi. Ora iniziamo con questa. E finiamo il video con questa. Bella. Bella però, dai. Non male, non male, ragazzi, non male. Dite la vostra, dite cosa ne pensate. Datemi dei consigli per migliorare bene il canale. Un saluto da Pepsi Games. Ciao ragazzi, e se non ci si sente per le feste, tanti auguri di buona Pasqua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!